avete guardato le gambe? Io tutto il balletto, mi sono sforzata che c'ho un mal di piede, non vi dico, facevo yam, 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 yam. E a proposito di gambe, dove sono le gambe dei nostri giocatori del Napoli? Dove sono? Ciccio, diccelo tu, che si devono allenare di più, fa pure rima. Altro che un po' di gambe, che riposo, Higuaín non deve riposare, deve giocare sempre, giusto? Higuaín gioca, sei tutti noi, sempre. Vai anche contro l'allenatore, ma tu devi dimostrare anche perché dopo Natale abbiamo notato che ha messo su un po' di panzetta, quindi più corre e più si rimette in forma e poi agguanta anche più femmine, no? Pure, ci manca solo quella. Ci manca solo... Mi sto preoccupando, ma non è che è contagioso Ezzolini, perché ci sta... condizionano tutto qua, stanno schizzando tutto qua. Anna, c'è una carica addosso, una carica sua. Sei così buono. Laura, Laura! Vai. Ricordiamo Gianluca i nostri indirizzi mail, che sono numbers@canale34.com e la nostra pagina Facebook, che è Canale 34, per tutti gli amici tifosi che vogliono scriverci. E poi vogliamo fare una pausa un attimino, perché vogliamo parlare di occhiali. E se si parla di occhiali, si parla di Ottica Lama. Ottica Lama, infatti, è la più grande catena di ottica in Campania ed è solo per questo che può proporvi delle offerte che sono sensazionali. Solo da Ottica Lama, infatti, potrete acquistare un unico paio di occhiali adatto a tutte le distanze, con lenti progressive di ultima generazione, con garanzia di adattamento, e pagarlo ad un prezzo eccezionale. Pensate, a soli 139 euro, con montatura inclusa, e si tratta di un prodotto che naturalmente è un prodotto tutto italiano. Inoltre vi ricordo che da pochissimo è stato inaugurato il nuovo punto vendita Lama in via Luca Giordano 81. Ma non finisce qui. Infatti vi voglio ricordare la nuovissima apertura Lama Ottica Lammestre, del più grande megastore di occhiali, con ben, pensate, 800 metri quadri di esposizione. Visitate quindi il sito www.lamaoptical.it e con noi ci vediamo alla prossima con Lama, perché Lama è il mondo degli occhiali. Mi raccomando. Oh, allora, grazie Laura. Grazie Laura. Allora, io ieri... Abbiamo fatto il passaggio iniziale di tutti quanti noi. Sì. Possiamo rispondere ai nostri amici? Sì, un secondo. Posso rispondere quello che ho detto io? No, perché vuoi rispondere a Corrado? No, che no. 30 secondi. E 30 secondi per te li concedo. Però su di noi aleggia, come tu ben sai, ieri... L'assenza di Fulvio Collovato. No, che assenza? Mi è stata all'università di Pavia, ha fatto lezione all'università. E ieri sera, devo dire la verità, è stata una delle primissime volte. Come che l'ho visto, è la verità, lo vuoi l'ho visto sentire? Con grinta. Lo vuoi risentire? No, lo vuoi risentire che cosa ha detto ieri sera? Sì. Te lo faccio sentire in un attimo. Esatto, prendiamo questo... voleva dire questo Gianluca. Ecco, sentiamo che cosa ha detto ieri Fulvio Collovati la Domenica Sportiva, proprio 36. Bravo Fulvio! Bravo Fulvio! Bravo Fulvio! Grande! Grande Fulvio! Cortesino, lo posso... Lo possiamo chiamare per telefono? Vuoi chiamare a Fulvio? Chiamiamo a Fulvio. Vediamo se abbiamo questo potere. Fulvio, Fulvio, sei tra di noi? Chiamiamo. Fulvio, ci sei? Dalla redazione, chiamiamo. Fulvio. Collovati. Pronto. Eccoci, Fulvio Collovati. Fulvio. Fulvio, sì. Hai avuto un applauso. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ci manchi, hai avuto un applauso clamoroso. Guarda cosa ti deve dire Tony Iavarone. Poi... No, Fulvio, purtroppo ieri, sera, purtroppo ieri sera ho saltato buona parte la Domenica Sportiva, non ti ho sentito. Però l'importanza di chiamarsi Collovati. Io 3 minuti fa ho detto quasi le stesse cose tue, ma sono passate nell'indifferenza totale. E invece, caro Fulvio, stasera che tu ci hai tradito, ci risulti che sei andato a fare una lezione addirittura all'Università di Pavia. Voglio sperare che hai detto le stesse cose del Napoli, o no? No, ho detto di peggio. No, vabbè, beh, tu lo sai. Innanzitutto saluto tutti, do un grosso bacio ad Anna. Fulvio, te lo do anch'io virtualmente,
tu guarda, non vedrai, ma io vado nel video e ti bacio, visto che l'ho fatto anche con Ciro Venerato. Pare, giusto, bello di casa, mi manchi, lo sai. Mua, mua, Fulvio. Io che stasera mi ho preparato un pezzo da cantare insieme a te, perché molti non lo sanno. Lo canti con Ciro alla domenica Capuano, sportiva, dai, soprattutto non lo sanno, ma che tu sei anche un grande canterino. Vai, Fulvio, ha avuto grande riscontro e grande successo, al di là del pubblico e dell'affetto che ti vogliamo qui in studio. Però le cose che hai detto ieri sera le hai sentite, ovviamente sono condivise anche dai nostri amici qui. La situazione a Napoli è davvero molto particolare, l'hai sentita anche tu da lontano. Fulvio, ma l'ultimo, che Benitez non ha messo in la lista per l'Europa League a Giorginio, no, ma tu come l'hai visto questa cosa? Guarda, tu lo sai che io anche recentemente sono stato... anche non dico uno strano difensore, però ho sempre preso le difese di Benitez. Però tornavo appunto dall'università stasera, leggevo su, un po' guidavo e un po' guardavo internet, per cui non ero proprio un... Lo so, infatti ero un po' fuori legge, però ho letto la notizia di Jorginho, ma io Benitez non lo capisco più, devo essere sincero. Sai la cosa che ho pensato? Voglio magari lanciare una provocazione, magari poi ne discutete dopo. Non lo so, ho l'impressione che stia facendo di tutto per farsi mandare via. Perché... mamma mia! Anch'io lo penso, Fulvio! Collo, Matti e Falchi! Collo, bomba, number two, da parte di Collo. Beh, io cerco di non dire banalità, ma no, qualche spiffero che lui voglia ritornare o in Inghilterra o in Spagna l'ho già sentito, certo. Per cui non mi stupisco di nulla ormai nel mondo del calcio. Certo, Fulvio, se non si vuole far mandare via, quantomeno non ha sottolineato l'importanza di un acquisto come Jorginho, perché... insomma, De Laurentiis ha sempre detto che aveva i soldi da spendere, sicuramente il Napoli ha liquidità, alla fine l'acquisto... che hai pagato di più, non viene messo in Europa League, mi sembra quantomeno una dichiarazione di conto. Adesso vi spiego anche il motivo, voglio soltanto salutare... È come sì. Sì. No, no, volevo soltanto farti salutare, Fulvio, così poi ti lasciamo, hai lanciato questa piccolissima provocazione. No, io vi saluto perché so che è difficile fare dibattito Ti faccio soltanto salutare da Ciro Venerato, che ieri alla Domenica Sportiva ha piazzato un'altra bella botta, voglio dire, nel servizio del mercato. Vai, Ciro. Un saluto affettuoso a Fulvio e soprattutto complimenti, perché la squadra della Domenica Sportiva, della quale faccio indegnamente parte nel mio piccolo, anche oggi ha sbancato l'Auditel, perché abbiamo ottenuto davvero grandissimi risultati e è sicuramente Fulvio uno degli artefici di questo successo, di questa rinnovata edizione della Domenica Sportiva curata da Paolo Arcaro e Maurizio Losa. Complimenti, Fulvio. Va bene. Fulvio, ci aspettiamo lunedì. Ciro. Ci vediamo lunedì. Allora... Abbracciatemi Gianni e Enzo con tutto il cuore. Buonasera a tutti. Ma non è meglio che abbracciare. Forza Napoli, sempre. Ti spiego. Però è grave. No. Cioè, Collovati ha... Scusatemi. Collovati ha lanciato... Collovati ha detto una cosa gravissima. Molto di più di grave. Perché, no, vi spiego. Oltre... Ok, no, sarebbero voci gravi. Uno dice, va bene, sono voci. Però attenzione, perché è già successo nel campionato italiano. E questo sarebbe grave per tutto il campionato, vuol dire che siamo proprio gli ultimi, perché ricordatevi Pektovic, giusto per fare un dibattito, per non accavallarci, sì, questo precedente. C'è un precedente. Michele, giusto per non accavallarci, poi do la parola subito. Dico che è una cosa grave. Ma secondo te non è un'offesa anche all'intelligenza di Benitez non convocare Jorginho per l'Europa? Arrivo, c'è un attimo, Ciccio, è grave. Arrivo, è una strada molto più facile dire una provocazione. Non ho mai preso i giocatori che volevo, quindi guarda un attimo da Marolta. Vado un attimo a guardare anche Toni. Ma ci spiegate di Jorginho? Sì. È un dibattito che avevamo aperto e che credo non abbia più ragione di essere, perché vi leggo testuale questa dichiarazione di Benitez. Stavo leggendo sulla Jorginho è un calciatore di qualità che ci mancava. Abbiamo preso Ghulam, che è alto, veloce, forte fisicamente. Enrique, non posso che ringraziare il presidente per quello che ha fatto. È stato un ottimo mercato. Sono arrivati calciatori di livello internazionale ed abbiamo abbassato l'età media della squadra. Quindi vuole fare cacciare ufficiale. Sembra Ciccio, esclude Jorginho. Arrivo, quindi ricollego la dichiarazione di Benitez. Io credo che nessuno dei tre calciatori presi dal Napoli a gennaio
facevano parte della lista di Benitez, adesso. Ma forse non ci facevano proprio parte, non è che erano al decimo, la famosa lista B, non c'erano assolutamente, alla fine, poiché non sono stati presi quelli che lui aveva chiesto, con i quali aveva anche parlato, perché lui ha parlato personalmente, ha chiamato, con Sterano, con Egger, con Bastos, ha parlato per... gli altri non li conosceva neanche probabilmente, ha detto prendetemi quello che volete, prendetemi almeno nei ruoli da coprire. Detto questo, fino a ieri ha detto Fatelo finire. Devo dire velocemente altre tre cose. La prima è che mi dissocio e contesto completamente quello che ha detto Antonio Corrado prima, nei modi e nei termini, assolutamente lo contesto. Si può anche fare le critiche, sono legittime. Puoi fare delle critiche, puoi fare tutto quello che vuoi, però bisogna farle nei termini giusti. Per me? La seconda, stavolta non sono d'accordo con Antonio Corbo, il mio amico Antonio Corbo, perché è vero, la società non è presente, in questo sono d'accordo con te, però dire che ha sbagliato tutto dopo aver speso 100 milioni di euro tra estate e gennaio, beh, io credo che la società ha affidato a Benitez un tesoro incredibile. Bravo. E tra Benitez e altri questo tesoro non è stato messo a frutto. L'ultima cosa che volevo dire è che Benitez sbaglia se pensa più alla Coppa che al campionato, perché la Coppa può andare ad arricchire la sua bacheca personale, ma il campionato è un'altra cosa. Il campionato mi riferisco alla Champions, alla qualificazione Champions, vuol dire danari per la prossima stagione, perché se Benitez va via in guai al Napoli, non va in Champions. Allora, ma non puoi. Enzo Montefusco. Allora, hanno alzato la mano a tutti. Tutti. Sì, sì. Ma se fino a ieri ha detto che gli acquisti del Napoli non era soddisfatto e che poteva fare meglio. Infatti è partito. Come che stasera dice che è una cosa? Ma secondo te non abbiamo gli occhi, non li conosciamo questi giocatori. Li conosco. Perché io altri sedere da qua sopra li vado a vedere in giro per il mondo. Scusa, ma ce l'hai con me, Giovanni? No, io ho detto esattamente... Le dichiarazioni, non con te. Dopo vi faccio raccontare un po' di Enrico. Nelle dichiarazioni che ha fatto. L'unico io ce l'ho con Corrado, che non si può permettere di dire che tre giocatori del Napoli insieme non ci hanno un campo. Basta. Questo l'abbiamo già detto. Lui dice la cosa più importante, che quando il giornalista, però, caro Antonio, tu non puoi, perché io dovevo... Ragazzi, ma non mi contrabbattete, Corrado. Dai, ma che... Perché il mio amico Gianluca dice dobbiamo rispettare i tempi. Ma parliamo di cose importanti. Cioè, quando tu mi vieni a parlare, io sto qua, che ho fatto qualche partito pure io, e tu mi vieni a offendere così dei professionisti, io... Ma aspetta, no, io non posso essere. Ma non è un'offesa. Dire che un giocatore non ha tecnicamente non è valido, non è un'offesa. È un dato di fatto. Enzo, guarda che la casta è un libro che è stato già scritto. Sei giocatori vanno in campo e guadagnano tanti soldi, ma che hanno troppo facile, anche Antonio, il dovere Antonio di subire le critiche. No, sì, ma è troppo facile allora, dire di un calciatore che guadagna e Zemari, che sono stati i peggiori di questo campionato. E c'è un opinionista qui presente, ma non è che serio, porta magari il suo contributo. Ma non è serio, ma come non è serio? Ma io sono duetta Corrado. Sai che cos'è? È poco professionale da parte tua, hai fatto l'allenatore dire che Zemari è questo punto tecnicamente bravo. Fai una brutta figura tu. Rispetta chi dice quello che pensa. No, magari, ragazzi, Corrado ha detto quello che pensava. Per favore. E quindi e io posso dire che per me è offensivo. Io lo rispetto. Ma non è offensivo, perché è offensivo dire che un giocatore tecnicamente bravo con la casta? Ma tu puoi fare quello che vuoi. A me non me ne frega proprio. A me si fa quello che pensi tu, non me ne frega proprio. Per favore. A me mi interessa che lui, secondo me, io sto qua. Enzo. Non può offendere una categoria. Ma qual è l'offesa? Perché è offeso favore? Adesso dovete stare in silenzio. Però io volevo dire avete già detto. Adesso parlo io. Scusami. Ma io volevo dire su Benitez. Adesso parlo io. Ha ragione, perché? Perché delle risposte a Corrado voi avete resistito
veramente un quarto d'ora, non ma perché Antonio ha fatto l'intervento, ma non fate un servizio a casa di quello che vogliono sapere, per favore. Però adesso mi dovevi far finire su Berizzi. Sì, però se tu parli un quarto d'ora e rispondi a quello che ha detto Corrado, non voglio proprio parlare. Io non voglio più parlare di quello che ha detto Corrado, ognuno esprime la sua opinione e poi, basta. Poi secondo me, per favore, Stefano De Grande. È evidente che il diritto di critica ci sia, magari bisognerebbe essere un pizzico più equilibrati, perché se Zemaili è scarsissimo, Iller è scarsissimo e Berami è scarsissimo, allora Benitez non può circolare perché non ha convocato Jorginho, che quindi è più scarso di questi tre qua. Quindi bisogna evitare di fare provincia, cioè nel senso che si vuole vincere ogni tanto, non è che diventano tutti scarsissimi, peggiori. No, e togli di mezzo Zemaili, cioè, vedi come vinci più facilmente. Però non puoi, secondo me la tua critica va bene. E poi non devi arrivare a essere terra terra, anche se no vuol dire che Giorgino no, ma sono, vale 10, io sono vale 2 anni 0, che lo critico, perché io lo vedo a 2 anni, tu lo vedi forse di meno Zemaili, ma ti assicuro che è veramente imbarazzante. Ma non è quello, è imbarazzante. Motivata come una necessità numerica di difensori, ma non c'è la spiega, ma è uguale, ma tu non puoi prendere 10 milioni di euro per un centrocampista e poi non viene neanche convocato, perché allora lui aveva tre cambi da fare. Ma scusami tanto, è come se l'Inter prende Hernanes, via Mesto, lui fa un discorso benissimo, allora spendi 10 milioni di euro per un difensore, se hai questa necessità. Allora sceglie Gulam e se hai la necessità, visto che c'è una situazione Zuniga che non è pronto e che non vedremo. Ho capito, ma nella allora a metà parla così rispondiamo, allora diciamo che spieghiamo, ma guarda che noi cerca di occultare, è la situazione di Zuniga. Ma noi il regolamento dell'Europa League lo conosciamo benissimo. Esatto. Il signor Benitez non può dire che noi non lo conosciamo. Bravo, io lo conosco benissimo il regolamento. Al di là dei tre giocatori che dici tu, per me Jorginho andava convocato. Non andava convocato quello che si è infortunato. Le motivazioni di giocare la sua scelta. Non sto dicendo di essere d'accordo con lui. Perché la devono giocare o non ha senso portarti quattro difensori centrali. Corrado, permetti. Adesso il regolamento, se mi permetti, io lo conosco a memoria e se vuoi te lo dico, te lo dillo tu. Dillo tu, se lo sai. Posso giocare 17, al di là del liberamente 17 giocatori, allora, scusate, più due del settore, non è vero, 4 cresciuti nel vivato, 4 e 4 scusatemi un attimo, voglio dire a casa quello che è successo, perché mi state ovviamente riparlando addosso in maniera clamorosa e a casa non capisco. Allora, che cosa è successo? Jorginho è stato escluso dalla lista UEFA che oggi doveva essere presentata. Benitez ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando le motivazioni che Anna Maria stava già accennando, le voglio leggere le dichiarazioni di Benitez, che ha spiegato il perché di questa esclusione di Jorginho, che ha fatto ovviamente rumore anche Fulvio Collovati. Le regole, dice il nostro maestro Benitez, prevedono la presenza di 17 calciatori senza limitazioni, più 4 italiani, 4 tesserati cresciuti in Italia e 4 cresciuti nel settore giovanile del club di appartenenza, quindi i ragazzi, i giovani, essendo partita Armero, Cannavale. Inoltre si possono cambiare solo 3 nomi rispetto alla precedente lista, quindi Napoli ha perso Armero, Cannavale e Mesto. Lui dice, Benitez, dovevo inserire più calciatori che potessero coprirmi quei ruoli, visto che Zuniga ha ancora problemi. Cioè lo dice Benitez. Sì, lo dice. Mentre conto di recuperare al più presto Berami. Sì. Per questo ho deciso di portare Gulam. Posso completare? Finisce Benitez dicendo, quindi ho problemi con Zuniga, sto recuperando Berami, per questo ho deciso di portare Gulam, Reverier ed Enrique. Molta gente non conosce queste regole, ora si sorprende e fa polemiche, ma erano praticamente obbligate. Lui parla di scelta obbligata. Ezio lì. Allora, io con Posso fare il cronometro? Arrivo. Io con sofferenza illimitata ho preso un impegno, non sono intervenuto, non ho detto. Allora, hai perso già 20 secondi. Non sai soffro io. Mi sia consentito dire che Benitez in questo momento è in uno stato confusionale notevole. Lui non ci può insegnare le regole perché le regole le conosciamo. Gianni l'ha dimostrato. Allora, non convocare Jorginho ci può essere. Metterlo fuori dall'Europa League è qualcosa di obbrobbioso. È una nefandezza. È davvero una nefandezza.
È inspiegabile. Io devo dire la verità. No, lui l'ha spiegato. Sì, no, per non noi. Può prendere per i fondelli le persone. E non lo so, lo saprà lui. Michele, ma l'ha io spiegato, ma so, il tuo pensiero qual è? Però io non ho interrotto nessuno. Io non ho interrotto nessuno. Io sono convinto che Fulvio Collovati abbia lanciato una provocazione. Sì. Benitez non vuol farsi cacciare. Benitez in uno stato confusionale. Io con la schiettezza che mi contraddistingue, qui non dobbiamo dare colpe ad altri. Il mercato del Napoli l'ha condotto Benitez, altrimenti andiamo al manicomio tutti. Tranne no, forse no, la parte gennaio, finale, no? E chi è che non ha voluto? Non ditemi quello nomi. Di gennaio. Non quello ditemi di nomi. Corvo. Quello di gennaio. Corvo. Corvo. Chiedo scusa. Allora, ci sono i nomi che Benitez non ha voluto che sono arrivati. Allora, tutte e tre. La mia lettura è questa. Quelli di gennaio, sì. Quelli di gennaio, la mia, sì. La mia lettura è Antonio. Questa e Giorgino, mi auguro, ma non lo sai. Ma non lo sai. Allora, mi auguro che non voglia smentirmi, l'unico che può smentirmi qua, che è venerato e conosce il mercato. Allora, i fatti sono questi. Il Napoli stava veramente in ginocchio, in difesa, e lui ha pregato Neuer di venire qui e gli ha detto vieni che ti diverti e ci facciamo anche le coppe. Attenzione. Lui è rimasto impigliato in una promessa fatta. Uno. A questo punto li tiene Reveyer, Enrique, Goulam e Jorginho. Sì. Dei quattro deve escludere uno. L'unico che doveva escludere proprio per qualità tecnica, per cifre tecniche, era Reveyer. Attenzione, gli altri due, Goulam in qualche modo lui lo vede in prospettiva, cioè, e gli serve in quella zona. Non è pronto. Ma se esclude Reveyer, il difensore ci sta. Jorginho, il quale non lo sapevo, un attimo solo, chiedo scusa. Allora, chiedo scusa. Non possiamo dare addosso a Benitez. Il problema è che Jorginho non l'ha preso Benitez. Allora, chiedo scusa, siccome io sono nato 40 anni fa cronista, sono nato cronista 40 anni fa e ho cominciato non col calcio ma a fare il giro degli ospedali, del pronto soccorso in genere, quindi sono abituato a informarmi. Allora, Jorginho l'ha preso Bigon. E io dico che è stato uno dei primi momenti in cui lui ha alzato la voce e ha detto questo si prende. Do per certo e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Bigon ha avuto il merito di imporre Jorginho, sul quale era perplesso Benitez. E si è visto. Punto. Un attimo solo. Gli altri due li ha presi Benitez e il presidente, vedendo i fermenti della tifoseria e qualche giornale che ha coinvolto la società, avrà probabilmente, è facile dire, chiamato Benitez e di guarda che qua stanno dicendo che tu sei soddisfatto del mercato, perché i titoli di ieri era Benitez soddisfatto a metà ed è stato richiamato alle sue responsabilità perché ha detto quei due te li ho presi perché li hai voluti tu, Goulam e De Michele. Questa è la verità sul mercato. Io fa una domanda ad Antonio in relazione a quello che ha detto. Arrivo Ciro, Antonio, arrivo sul mercato. Ciro, chiedo scusa. Andiamo da Ciro, un attimo. Ma se no di che parliamo? Quando è stato preso Jorginho? No, perché si parla di promesse. A Jorginho gli è stato detto che non faceva la UEFA? Dubito. Perché se non gli è stato detto sono le cose che creano un po' di malumori. La seconda domanda era sempre su Cannavaro. Aspetta, su Cannavaro un attimo. Fammi rispondere Toni su Jorginho e poi vado sul mercato da Ciro. Però un paradosso. Benitez fa una scelta e tutte le scelte sono rispettabili. Sceglie un difensore in più nella rosa dell'UEFA. In Europa, dove può giocare come gioca il Napoli d'attacco e d'avventura, e d'Europa cerca il difensore in più. In Italia il difensore in più non lo cerca. Questo è un paradosso benitiziano, voglio dire. Bravissimo. Volevo collegarmi a quello che diceva Antonio. Innanzitutto confermando dalla prima all'ultima parola quello che ha detto Antonio. Però io ragione io. Di ha preso Benitez, ha offerto un motivo di parte. Volevo aggiungere altre cose. Altre notizie, quello che dico io. Ha confermato. Sì, ma non ci facciamo una trasmissione sopra adesso su questa cosa. Allora, sto parlando io. Chi li ha presi i giocatori? Se mi fate parlare questo. Io ho detto già, per non perdere tempo, che sottoscrivo la prima parte del discorso di Corvo, quindi non posso ripetere. Aggiungo. Allora, Bigon ha voluto Jorginho qui 6 mesi fa in trasmissione, disse che Napoli serviva 2 giocatori, c'è la registrazione, Anna Falchi presente, Versaico e Jorginho. Lo segue quindi Bigon, seguiva Jorginho. Perfetto. Il signor Benitez, come tutti ben sapete, aveva altre idee molto più importanti e prestigiose. Poi sappiamo tutti com'è finita, quindi quello è saltato, quanto è saltato. A quel punto il signor Bigon e il signor De Laurentiis hanno prospettato questa possibilità a Jorginho, perché nel frattempo, quando naufragavano le trattative,
Bigon si è portato avanti e colloquiavo con Gardini e con Sogliano, uomini mercato del Verona. Quando si è arrivato al dunque, il signor Benitez ha visto le cassette, lo ha visto anche in campo proprio pochi giorni prima contro il Napoli a Verona e ha dato il suo ok. Però, sicuramente, l'ho detto ieri alla Domenica Sportiva, usando questo termine, pallino di Bigon, Giorginio non c'entra nulla con Benitez. Perfetto, non dico che l'ha subito, ha avallato sicuramente il suo acquisto. Gulan, Gulan non è sbagliato dire che Gulan arriva contro Benitez, a dispetto di Benitez. Perché? Ti spiego. Benitez ha fatto una lista. C'erano dei nomi prioritari, fermati un attimo. C'era quello che è andato alla Roma, Bastos, e c'erano due spagnoli che ho più volte citato in questa trasmissione. Uno gioca nel Siviglia e l'altro gioca nel Valencia, Moreno e Bernardo. Per motivi vari non sono arrivati. Nel frattempo lo scouting del Napoli, che seguiva questi ragazzi che sono sulla bocca di tutti gli osservatori internazionali, seguiva oltre a questi spagnoli, seguiva anche Gulam. Quando si è capito che questi spagnoli non potevano arrivare, quindi 3 settimane fa si è saputo, nel frattempo il signor Benitez si è informato attraverso anche amici suoi francesi delle qualità di questo Gulam, che è uno dei 3 nomi che il Napoli stava monitorando per prendere a sinistra. Alla fine varie ragioni di mercato, quindi li ha voluti. Enrique è un calciatore che è stato fatto segnalato a Benitez da alcuni suoi amici intermediari internazionali che ovviamente anche lo scouting del Napoli conosceva. Quindi non si può dire che erano le prime scelte, neanche le seconde, ma non si può dire che arrivano senza l'avallo di Benitez. Un attimo su Enrique, voglio sentire un attimo Gianni Di Marzio, che conosce vita, morte e miracoli. Vi faccio vedere un filmatino bellissimo, velocissimo, su questi 3 nuovi acquisti. Li conosciamo meglio da queste immagini, un filmato molto breve, musicato e preparato molto bene dalla nostra redazione. Poi andiamo su Enrique con Gianni Di Marzio e poi andiamo avanti con il resto della trasmissione. Vediamo il filmato sui 3 nuovi acquisti del Napoli. Giorginio, lo ripeto, non farà parte della Europa League con lo Swansea, anche per il resto speriamo il proseguo della competizione del Napoli. No, in lista UEFA, mentre Gulam e Enrique sì. Mi dai proprio un... E anche Zapata. Sì, Zapata è... C'era da prima. Quindi. Dammi soltanto proprio una pennellata su Enrique e su Gulam, proprio... un tuo pensiero e poi andiamo avanti. C'è un giocatore centrale per rispondere ad Antonio, non è né nero né mulatto, è bianco, per cui è un giocatore aggressivo, temperamentale. Quando viene avanti sulle palle in attivo, qualche gol di testa lo farà, ne farà 2, 3, anche 4 e forse anche 5, perché di testa in area di rigore si fa rispettare. Nervoso, filiforme, alto 1,87 m per 73-74 kg, è un aggressivo, è un giocatore che non è male. Attenzione Gianni, potrei chiederti la stessa cosa. Io siccome ho fatto l'allenatore in Grazienda Dieti, ho la scheda di un giocatore e conosco pure Gulam, contrariamente a quando gli hanno riferito al signor Venerato, che andava, che non è un difensore questo qua, assolutamente non sa difendere. Quello che ti hanno, ho capito, non sta in bocca, ma non sta in bocca nessuno. Come esterno, sinistra, però poi gioca terzino sinistra e 4. Sentiamo Gianni su Gulam. Detto questo, era nella lista dei terzini sinistri. Io su Gulam riferisco proprio, non esprimo. Se veramente ha dato l'ok Benitez, io non mi esprimo. Allora, andiamo avanti. Io devo solo dire una cosa. Ti posso solo dire su Gulam. Dovete parlare dopo. Ti posso solo dire che è un mancino spaccato. C'ha un discreto piede. Tatticamente irrazionale, non sa correre, non sa marcare. Né sul gioco aereo riesce ad avere la prevalenza. È bello vedere fisicamente. Perché aveva bisogno di difensori della forza del centro campo. Ma non sono difensori. Se volete, Gianni Di Marzio, lo descrivo io. Sì, Gianni Di Marzio l'ha chiamato in causa e quindi sento il dovere di chiarire il pensiero. Perché evidentemente prima non mi sono espresso bene. Quando ho detto non si sa di che colore sia, che giocatore, volevo che stava in Brasile, in maniera parossistica dire che la campagna invernale del Napoli è sballata, perché non per le qualità del giocatore, e ho detto su di lui ci sono state delle ottime referenze di Di Marzio, e anche nel mio blog ho scritto ne parla Di Marzio bene, gli dobbiamo credere. È paradossale che il 3 febbraio questo giocatore non sia ancora qui. Il Napoli, se fosse una società efficace che sappia funzionare,
avrebbe dovuto acquistarlo il 15 dicembre e metterlo a disposizione di Benitez dal 3. Invece Napoli, tra poco è Pasqua e questo non è ancora arrivato. Antonio ha ragione, perché molti si sono chiesti anche perché gioca in una squadra di Serie B, ma la squadra di Serie B perché sono retrocessi l'anno scorso. Poi quest'anno hanno vinto il campionato e quindi stanno in Serie A. Laura, che dobbiamo sentire? Dobbiamo aspettare Enrique? Bulam? No. No, no, quasi dobbiamo parlare con Saggi. Fine, quindi do la parola al dottor Mario Nastri. Grazie Laura. Buonasera a tutti, a tutto questo bellissimo parterre. E Sagifin la conoscono un po' tutti ormai, ci rivolgiamo a coloro che appunto chiedono liquidità per quanto riguarda i finanziamenti. Infatti noi ci occupiamo della gestione del quinto e del prestito con delega, siamo appunto specializzati in questi due tipi di prestiti personali. Noi come sede siamo al centro di Napoli, a Via Duomo, con numero di telefono 081 28 50 23 e chiunque appunto voglia venire da noi o può venire direttamente in sede oppure può mandarci tre documenti molto molto semplici: l'ultima busta paga, la carta d'identità e il codice fiscale. Noi appunto offriamo una consulenza in maniera trasparente, infatti rispettando appunto tutte le regole che ci detta la nostra mamma banca d'Italia, e garantiamo anche affidabilità, velocità soprattutto. Infatti noi elargiamo l'acconto nel giro di 48 ore quando appunto la pratica viene deliberata in maniera positiva, e poi ci rivolgiamo anche sia ai dipendenti pubblici che statali, anche ai pensionati, a coloro che appunto vogliono aiutare appunto i figli a coltivare un sogno, a fare appunto un investimento, e riusciamo ad essere molto incisivi per quanto riguarda questa cosa. E niente, io concluderei questo mio intervento dicendo appunto affidatevi a noi, che con Sagifin sei in mani sicure. Grazie. Assolutamente, quindi per un prestito che sia sicuro ma soprattutto veloce, mi raccomando, solo Sagifin. Ed ora un po' di musica insieme al nostro Guido Lembo. Sulle mani. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi riderà. Ho perduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, non sognando, desiderando. Sulle mani. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non so suonare, ma suono per te. Tutti insieme! La senti questa voce, chi canta il mio cuore. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Cambiando una stella, la nostra stessa vita, e il cuore innamorato sempre più, sempre più. Che sarà, che sarà, che sarà.